questo video vedremo una partita dell'Olimpiade di scacchi che si è svolta qualche giorno fa. Stiamo parlando del nono turno che ha visto gli Stati Uniti affrontare la Russia. In particolare vedremo la prima scacchiera composta dal GM Nakamura per gli Stati Uniti e dal GM Kramnik per la Russia. Entrambi questi giocatori sono veramente fortissimi, infatti entrambi stanno nella top 10 a livello mondiale, in particolare Kramnik addirittura terzo, e difatti promettevano in ogni caso uno scontro veramente epico. Le premesse non sono state disattese, e oltre a vedere una serie molto interessante di sacrifici, ci sono comunque moltissimi colpi di scena in questa partita. Una partita che, vedendo la vittoria dello statunitense, ha significato praticamente la perdita dell'oro alla squadra russa. Difatti quest'ultima, con il risultato di oggi, si è classificata soltanto seconda dietro all'Armenia, mentre il terzo posto è stato conquistato dalla formazione ucraina. A parte sua, l'Italia si è invece classificata al 15° posto ed, essendo testa di serie numero 22, possiamo dire che abbia ottenuto un risultato abbastanza interessante. Difatti, con le sue 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, possiamo affermare che abbia saputo tenere testa ai propri avversari. In particolare, con la prima scacchiera di Caruana, siamo riusciti veramente a raggranellare un discreto numero di vittorie. La prima mossa in questa partita fatta da Nakamura è stata a cavallo F3, quindi apertura reti. Questa apertura è un'apertura che permette futuri sviluppi molto diversi, quindi molto versatile. Difatti il bianco ancora potrà spingere sia il pedone D che il pedone E di due case, perché il cavallo ovviamente non blocca nessuna di queste due opzioni. Inoltre il cavallo sta attaccando il centro, quindi è un modo abbastanza ottimale per aprire una partita. Kramnik risponde simmetricamente cavallo F6, quindi G3, aprendo la via per il fianchetto dell'alfiere. Kramnik risponde ancora simmetricamente. L'alfiere viene posto in fianchetto da entrambi i giocatori e qui Nakamura traspone in apertura inglese con C4. A questo punto il bianco potrà ancora spingere il pedone centrale, ad esempio il pedone D, di due case in avanti, e in questo pedone sta attaccando il centro da un fianco. Kramnik risponde C6, ovviamente lasciandosi l'opzione poi di spingere il pedone in D5, visto che questa casa è controllata dal nero a questo punto. D4, il bianco si fa avanti nel centro. D5, quindi come previsto. E qui Nakamura cattura il pedone. Ovviamente il nero ricattura verso il centro, mantenendo sempre una forte presenza con il pedone su queste due case. E cavallo C3. A questo punto Kramnik mette il cavallo in E4. Diciamo, questa è una mossa un pochino dubbia, perché ha mosso due volte in apertura il cavallo, e come sappiamo dalle regole fondamentali dell'apertura questa non è una cosa proprio ottimale, perché sta un po' perdendo tempo. Comunque, come vedete, questa mossa libera diagonale all'alfiere campo scuro e inoltre sta attaccando il cavallo in C3. Se il cavallo viene preso, ovviamente a questo punto il bianco dovrà ricatturare con il pedone e quindi gli rimarrà questo pedone in C3 un pochino arretrato e quindi debole. Quindi non è una idea completamente sbagliata, ma ad ogni modo. Qui Nakamura va con la donna in B3, in qualche modo sviluppa un pezzo, quindi sta attaccando i due pedoni dell'avversario. E comunque la regina è mantenuta in una posizione abbastanza sicura. Kramnik mangia il cavallo, che viene catturato di pedone, anche perché la regina in C3 sarebbe stata magari bersaglio di qualche attacco successivo di torre, quindi probabilmente non avrebbe potuto lasciarla in quel punto a lungo. A questo punto Kramnik arrocca, cavallo D2. Qui ovviamente si apre l'attacco doppio del bianco sul pedone centrale, che viene difeso con E6.
Kramnik con questa mossa si tappa un po' la via per il proprio alfiere Campochiaro, ma comunque è riuscito a difendere in qualche modo il pedone. E4, quindi cercando di attaccare il centro, anche questo pedone è difeso notevolmente da questi due pezzi, quindi in qualche modo se il nero cattura verrà ricatturato con sviluppo dei pezzi bianchi. Quindi cavallo C6, mossa di sviluppo, arrocco, quindi Nakamura mette il proprio re al sicuro. Cavallo A5. Questo cavallo minaccia la donna, ovviamente, quindi Nakamura deve prendere qualche provvedimento. Inoltre il cavallo sta minacciando di posizionarsi sull'avamposto C4. Ora a questo punto l'avamposto è difeso dal cavallo in D2, quindi non è ancora una mossa fattibile, comunque sicuramente sarà nelle mire di Kramnik nel futuro della partita. Quindi Nakamura ritira la propria donna in una posizione iniziale. Questa può sembrare una mossa abbastanza dubbia, ma comunque è pronta a ricircolare la donna a qualsiasi punto della scacchiera sia necessario. Donna C7. Ovviamente qui il nero comincia a accentuare le pressioni sul punto debole del bianco, che in questo caso è il pedone C3, perché è un pedone arretrato e non può essere difeso da altri pedoni. Donna F3. Piano piano il bianco sta spostando, cercando di spostare il proprio attacco sulla dalla di re. B6 libera il campo per il proprio alfiere, che potrà scegliere in quale posizione issarsi. E alfiere A3. Questa mossa minaccia la torre, ovviamente, dell'avversario, che quindi sarà costretta a spostarsi, e Kramnik la sposta in D8. Qui il bianco prende l'opportunità per creare questa forte catena pedonale, conquistando il controllo di qualche casa nel territorio avversario, ma il pedone in C3 rimane comunque debole. Alfiere A6. Kramnik rende proprio focaccia al proprio avversario e stavolta minaccia la torre, che sarà costretta a muoversi. In questo caso viene spostata in E1. Il nero raddoppia l'attacco sul pedone, quindi essendo ora l'unico difensore della donna, in qualche modo Nakamura va a prendere ripari per evitare che questo pedone venga catturato, e lo fa con l'alfiere, alfiere B4. Ora Kramnik toglie il proprio alfiere da questa diagonale, dove è praticamente inutile, e lo porta in H6, dove sta attaccando questo cavallo. Ovviamente il cavallo non è difeso, quindi il bianco deve prendere qualche provvedimento. Ovviamente deve anche tener conto che questo cavallo al momento sta difendendo questa casa importante, dove potrebbe atterrare il cavallo avversario, quindi sfruttando questo avamposto. Per questo motivo sposta la regina in D1 e difende il cavallo. Cavallo C6. Questo cavallo sta minacciando l'alfiere in B4, che è sì difeso, ma se viene catturato e ricatturato si aprirebbe questa colonna, che sarebbe in completo possesso del nero. Quindi Nakamura evita questo problema spostando l'alfiere in A3. A questo punto Kramnik torna al cavallo in A5, riapplicando la minaccia al pedone C3. E qui sembra che quasi i due giocatori stiano per fare ripetizione di mosse e quindi ottenere la patta. Difatti, si ha semplicemente ripetizione di queste mosse per 2 volte e mezzo. Quando siamo arrivati alla terza ripetizione, che a quel punto potrebbe costare la patta ai due giocatori, Nakamura cambia e fa cavallo B1. Questa mossa è un po', diciamo, quasi inguardabile da un certo punto di vista, perché sta ovviamente bloccando la propria torre. Comunque questo cavallo difende il pedone, quindi non potrà venire catturato così facilmente. Inoltre toglie il cavallo dalla minaccia dell'alfiere. B5, qui il nero spinge il pedone con l'idea quindi di farlo in qualche modo, di poi far proseguire un attacco, magari spostando una torre sulla colonna.
Però questa è una mossa abbastanza dubbia perché comunque lascia l'opportunità al bianco di installare l'alfiere in C5 che è un avamposto perfetto e blocca ovviamente gli attacchi dell'avversario. Però prima di far ciò il bianco pone il pedone in H4 cominciando a far sentire un po' di pressione al re avversario. Cavallo C5, il cavallo si ritira magari con l'idea di poi spingere questo pedone successivamente. Alfiere C5, qui il Nakamura si prende questo avamposto installandoci l'alfiere. Da qui difficilmente verrà rimosso perché cioè l'unico modo sarebbe quello di riportare l'alfiere in F8, ma ciò renderebbe le case nere intorno al proprio re molto deboli e quindi potrebbe provocare un attacco molto forte del bianco. Ok, quindi regina B8, quindi l'idea del nero è quella di passare a attaccare su quest'altra colonna, visto che ormai questa è quasi completamente chiusa dalla parte dell'alfiere. Donna E2. Questa mossa ovviamente inchioda il pedone B5 che non può essere spinto senza che il bianco catturi l'alfiere avversario. Inoltre si sta spostando un po' verso l'attacco dell'ala di re. Cavallo A5. Quindi qui nuovamente il cavallo tenterà di infilarsi in questo avamposto. Un po' come il bianco ha fatto con l'alfiere in C5. Comunque un cavallo di solito è molto più importante in un avamposto di un alfiere perché per via del suo attacco quasi a raggio. Per impedire questa mossa, Nakamura mette il cavallo in D2, quindi attacca la casa C4. Ed è a questo punto che succede, diciamo, uno dei punti caratteristici di questa partita. Abbiamo Kramnik che sacrifica la propria torre sull'alfiere C5 e così a prima vista questo può sembrare un sacrificio non corretto, però diciamo sì, effettivamente il nero perde qualche punto nella valutazione della partita, però comunque dopo la ricattura di Nakamura con il pedone in C5 vediamo che questi due pedoni sono veramente difficili da difendere e difatti fa facilmente cadranno nel seguito. Alla fine, insomma, Kramnik non si ritrova con una posizione così brutta dopo questo sacrificio. La mossa successiva è Regina C8 che quindi si prepara ad attaccare il pedone in C5. Da parte sua, il bianco invece comincia a portare i propri pezzi per attaccare il lato di re, questo cavallo. Passando da H2 potrà giungere in C4 e quindi attaccare l'alfiere e poi magari anche prendere controllo di questa importante casa proprio di fronte al re avversario. Il nero si ricattura un pedone quindi riporta quasi il materiale in parità. E Nakamura continua marciando il proprio cavallo verso l'attacco dell'avversario. A questo punto il nero guadagna una mossa riportando indietro l'alfiere in G7, altrimenti sarebbe stata attaccata la mossa successiva dal cavallo. Inoltre questo alfiere ovviamente sta puntando sul pedone E5. Qui ovviamente il nero avrebbe potuto anche catturare questo pedone riguadagnando completamente il materiale perso. Comunque ha preferito spostare prima l'alfiere. H5, ecco qui che il bianco comincia a smantellare le difese pedonali del re avversario con questa spinta. Qui purtroppo Kramnik fa un piccolo errore. Infatti spinge il pedone in G5. Questo è un grosso indebolimento per le proprie difese. Difatti, probabilmente la mossa migliore sarebbe stata regina per C3 e dopo torre a C1 regina D4, diciamo il bianco non avrebbe potuto fare granché, probabilmente la partita sarebbe stata fatta. Ad ogni modo è stata giocata questa G5 che completamente distrugge un po' le difese del proprio re. Difatti qui abbiamo
Come prima cosa H6, qui ovviamente alfiere deve prendere, altrimenti questo pedone diventerà un peso troppo forte per essere difeso. E donna H5 che attacca contemporaneamente alfiere e pedone. Qui il nero non può difendere con re perché seguirebbe cavallo G4 e attacca doppiamente questo alfiere, che quindi dovrà cadere per forza la mossa successiva, visto che il nero non ha altri modi per difenderlo. Quindi dopo questa mossa il nero è costretto a ritirare l'alfiere e qui il bianco quindi guadagna un pedone, riportandosi nuovamente sotto un certo vantaggio. A questo punto il nero sta portando indietro qualche difesa verso il proprio re, perché ovviamente è fortemente minacciato da questo attacco di regina. Qui segue in effetti cavallo G4 e qui il cavallo sta minacciando ovviamente di installarsi in F6 con gravi problemi ovviamente per il re avversario, visto che questo alfiere è inchiodato. A questo punto ecco un'altra mossa che in qualche modo può fare, può destare qualche dubbio. Regina E7. Difatti questa mossa pone un argine parziale all'attacco del bianco. Qui la regina sta minacciando la regina di Nakamura, però allo stesso tempo permette al bianco di scambiare le donne. E siccome Nakamura si trova in una posizione con vantaggio materiale, accetta di buon grado questo scambio. Qui Kramnik ricattura di cavallo, cavallo per E7. Ed ecco la mossa che riporta il bianco in netto vantaggio, A4. Difatti, vediamo che se Kramnik semplicemente ricattura con il pedone, qui torre per A4 e l'alfiere è minacciato, non può essere difeso da nessun pezzo, si dovrà muovere, ad esempio in D3, e qui Nakamura guadagna un altro pedone, inoltre minacciando il cavallo avversario. Per questo motivo, invece di ricatturare con il pedone, Kramnik preferisce farsi spazio nel centro. Qui ovviamente Kramnik sta minacciando di catturare sto pedone. Se viceversa Nakamura catturasse il pedone, alla mossa successiva il nero catturerebbe con la torre, minacciando doppiamente cavallo e anche questo pedone. Quindi qui ovviamente Nakamura preferisce svilupparsi sull'altro lato. Dopo la ricattura d'alfiere, la torre cattura in A7, qui a minacciare il pezzo pesante Nakamura. Tuttavia, ecco qua un altro sacrificio, stavolta molto ben fatto. Kramnik lascia perdere il proprio cavallo e spinge il pedone in D3. Difatti questo pedone sta diventando potentissimo e ben presto potrebbe essere spinta a donna. Questo pedone tra l'altro è anche molto ben difeso, attualmente da due pezzi, e del nero difficilmente sarà attaccabile. Qui Nakamura accetta il sacrificio e Kramnik spinge il pedone di D2, quindi è vicinissimo alla promozione. Unica mossa che permette di salvare la posizione è torre D1, che blocca il pedone. A questo punto abbiamo alfiere E2, un attacco doppio a torre e cavallo che mette un po' in difficoltà Nakamura. Questo tuttavia trovo una mossa che salva abbastanza bene la partita, cioè cavallo E3. Infatti si rimuove il proprio cavallo dal punto G4 dove era minacciato, e inoltre la stessa mossa difende anche la torre. Quindi qui Kramnik avrebbe potuto riguadagnare la qualità, rimanendo però tuttavia con un pezzo in meno rispetto all'avversario, quindi preferisce un pochino speculare sul fatto di poter promuovere questo pedone in un futuro e quindi guadagna un pedone con alfiere per E5. Questa mossa tra l'altro minaccia anche questo pedone. Per questo motivo Nakamura comincia a spingere questo pedone, che anch'esso ora in C4 ben presto potrà diventare, e vedremo come diventerà, una grossa minaccia per l'avversario. Quindi, difatti, nonostante superiorità materiale, Nakamura è un pochino bloccato. Infatti,
infatti ha questa torre che deve rimanere in posizione per evitare la promozione del pedone. Questo cavallo deve rimanere in difesa della propria torre. Gli unici due pezzi che stanno giocando sono questo alfiere e questa torre. Quindi questa spinta di pedone serve a creare una qualche distrazione per il nero, di modo da mollare un attimo la presa su i due pezzi che sono bloccati dal parte del bianco. Qui Kramnik spinge il pedone in H5. L'idea è quella di proseguire con questo attacco, quindi distruggendo un parte delle difese del proprio re, in modo da attaccarlo in qualche modo. Ed ecco che Nakamura porta in gioco l'altra torre. Se questa torre riuscisse a giungere in A2, il pedone di D2 non avrebbe più futuro, perché verrebbe doppiamente attaccato, e anche se poi può essere difeso con l'alfiere, ad esempio, potrebbe seguire una mossa tipo torre C2, l'alfiere sarebbe costretto a muoversi in qualche modo, poi questo pedone sarebbe quasi sicuramente libero di raggiungere la promozione quasi indisturbato. Comunque, Kramnik gioca H4 fregandosene di questa minaccia e Nakamura va con torre A2. A questo punto il pedone è effettivamente minacciato. Un'altra mossa probabilmente migliore sarebbe stata, invece di torre A2, pedone per H4. Probabilmente Nakamura temeva uno sviluppo di questo tipo. Dopo torre D4 il nero sta attaccando questo pedone, e ad esempio dopo torre B1 abbiamo la cattura della torre, e qui il nero sta minacciando matto con alfiere H2. Però dopo una mossa semplice come ad esempio alfiere C6, il re c'ha questa casa di fuga e non c'è più alcun pericolo. Quindi dopo questa mossa il nero torna leggermente a stare un pochino meglio, perché dopo alfiere per D1 non c'è più la minaccia da parte del bianco di catturare il pedone, e inoltre semplicemente il nero ha riguadagnato una qualità. A questo punto Kramnik cattura il pedone in G3 e dopo la ricattura di pedone cattura con l'alfiere. A questo punto vediamo un po' come sta il materiale. Abbiamo che il Nakamura ha un pezzo leggero in più per due pedoni, quindi la situazione non è proprio messa benissimo. Tuttavia, la posizione di questi tre pezzi è molto difensiva, quindi avranno veramente un lavoro difficile da fare questi due pedoni se vorranno giungere a donna. Viceversa, questo pedone del bianco è lanciato veramente verso donna, praticamente quasi incontrastato al momento. Infatti Nakamura sceglie di spingerlo, e ovviamente qui è una corsa a chi arriva prima con i pedoni. Kramnik spinge il pedone F5, torre A7. Questa mossa praticamente sta bloccando l'avanzata del re avversario, che quindi non potrà aiutare i propri pedoni nella loro corsa. E 5. I pedoni comunque vanno avanti da sé. Allo stesso modo Nakamura spinge in C6 e 4, alfiere H3. Ecco, a questo punto l'alfiere sta minacciando direttamente questo pedone e indirettamente la casa di promozione del proprio pedone. Quindi in qualche modo Kramnik bisogna che agisca immediatamente, e lo fa con torre C8. Difatti questa mossa attacca il pedone in C6, quindi anche se il bianco cattura quello in F5, il nero si rifarà su quello in C6. A questo punto il pedone C6 è il punto più forte del bianco, perché sta minacciando la promozione. Senza questa minaccia il bianco non ha più le stesse possibilità di vittoria che altrimenti. Comunque qui Nakamura difende con torre A6 questo pedone, quindi rinnovando la minaccia della cattura in F5. Quindi Kramnik deve difendere e finalmente Nakamura porta la torre in A5. Qui c'è una doppia minaccia su questo pedone, quindi o il pedone viene spinto oppure verrà perso. Purtroppo qui Kramnik è in qualche modo costretto a spingere, anche se probabilmente sarebbe stato meglio perdere il pedone
e cercare comunque di far fuori il pedone C6, ad esempio, non so, con torre F6. Comunque, dopo F4 succede che questa linea difensiva dell'alfiere Camposcuro di Kramnik è occlusa dal pedone, quindi si lascia maggior libertà al pedone C6 di andare verso donna. D'altra parte, però, Nero sta anche minacciando di spingere questi pedoni verso l'ultima traversa, quindi Nakamura ha bisogno di una mossa difensiva quale Re F1. Sarebbe stata addirittura una variante più rapida per vincere, cioè Torre G5 che dà scacco e minaccia anche l'alfiere in G3. Dopo una mossa come torre H8, qui semplicemente il bianco può catturare l'alfiere e a questo punto il pedone viene promosso forzatamente. Oppure semplicemente il nero perde la torre e quindi si ritrova a dover concludere un finale di re, alfiere e cavallo contro re che è decisamente perso perché questi tre pedoni non resisteranno. Quindi, dopo re F1, ovviamente Kramnik continua a spingere i pedoni nel tentativo di portarli a donna. Ovviamente sta minacciando questa spinta e le successive. Dopo re 2, il re bianco diventa il pezzo difensivo più forte. Infatti sta in qualche modo controllando un po' tutte le manovre dei pedoni avversari. Torre F6. Nero continua a cercare di catturare il pedone avversario, difatti se questo pedone spinge riguiderebbe questa mossa di pedone F3 con scacco e poi il nero catturerebbe il pedone. Quindi ancora questa spinta di pedone non è possibile. Nakamura va con torre A8 scacco che fa rimuovere il re dalla colonna, dalla traversa, dall'ottava traversa e dopo questo scacco ovviamente questa casa è protetta e quindi potrebbe il bianco pensare addirittura di spingere il pedone. Ma il nero difende con torre F7, quindi chiudendo, diciamo, ridifendendo nuovamente questa casa. A questo punto il bianco avrebbe potuto addirittura catturare la torre senza problemi, ma comunque ha preferito fare torre B7, di modo che se la torre viene catturata, poi il pedone giunge in B7 ed è praticamente promosso. Re F6 per togliere dall'inchiodatura la propria torre e Re F3. Questa mossa è molto importante perché impedisce al pedone F4 di venire spinto, quindi impedisce in pratica all'alfiere G3 di tornare sulla difesa. E difatti dopo torre 7 che minaccia quindi di spingere il pedone verso donna, abbiamo torre per torre, re per torre, e da questo punto effettivamente il bianco può spingere in C7 e promuovere la mossa successiva. Però c'è un però, perché a questo punto Kramnik aveva pensato a un possibile stratagemma per continuare a difendersi. Difatti ha la mossa E2. E vediamo che questo pedone non può essere preso dal re, perché effettivamente il pedone sta minacciando di promuovere catturando il cavallo in D1 con scacco, quindi è molto molto pericoloso. Difatti, se il re cattura nel 2, il nero ha questa mossa di scacco con pedone F3 che contemporaneamente apre la linea del proprio alfiere su C7 e dopo che il re ha catturato un altro pedone abbiamo alfiere per C7. A questo punto la partita è praticamente fatta perché a questo punto, anche se il bianco riesce a catturare questo pedone, abbiamo finale di cavallo, alfiere contro alfiere che è praticamente fatto. Allo stesso modo, se il bianco avesse promosso a regina, sarebbe seguito promozione a regina anche per il nero con scacco, e addirittura qui matto in 5 mosse per il nero, quindi sarebbe andata veramente male. Ad esempio, con questa continuazione. Infatti qui addirittura Kramnik avrebbe potuto promuovere un'altra regina e dopo questa mossa sarebbe stato scacco matto.
Quindi qui sembrava effettivamente che Kramnik avesse ripreso il filo della situazione, ma abbiamo Nakamura che tira fuori una mossa veramente eccellente. Una sottopromozione a cavallo. Quindi il pedone arriva in ottava e invece che, come al solito succede, promuovere la regina, promuove a cavallo. Questo cavallo ha il pregio di dare scacco, quindi guadagna una mossa sul nero. Ok, quindi il nero avrà una mossa in più per catturare il pedone E2 e evitare quindi la promozione con scacco. Quindi dopo che il re nero ha mosso, abbiamo re per E2 e qui la situazione del nero è veramente pessima, perché a questo punto ha due pezzi minori di svantaggio e soltanto due pedoni da difendere, uno dei quali cadrà veramente in fretta, perché dopo re E5, cavallo B6, Re D4, Alfiere G2. Qui ovviamente il bianco sta cercando di limitare le mosse possibili per il nero. Alfiere 1, quindi non difendere questo pedone. Cavallo D5, che sta minacciando in F4. Re E5, cavallo B4, Alfiere H4. Cavallo D3, qui è semplicemente con scacco al re, è semplicemente questione di far avvicinare i propri pezzi ai pedoni dell'avversario che verranno catturati prima o poi. Quindi re F5, re per D2, a questo punto rimane un solo pedone al nero che comunque tenta di scortarlo con questa mossa di re. Ma dopo re 2 che comunque difende la casa F3, abbiamo alfiere F6, scacco di cavallo, re G3. Qui il re si sta un po' chiudendo all'interno di questa gabbia. Alfiere F3, alfiere D8, cavallo E4. Ed ecco che qui Nakamura ha creato una barricata per il re avversario. Non potrà più sfuggire da questa regione perché tutte queste case colorate in rosso sono difese. Re H4, cavallo E5, quindi sempre mantenendo la chiusura per il re avversario, sta manovrando con l'altro cavallo. Ovviamente qui la mossa che sta minacciando in bianco è questa, che dà una forchetta re e pedone, quindi catturando il pedone stesso. Per questo Nakamura difende con alfiere C7. Il bianco dà comunque scacco perché a questo punto ha precluso anche questa casa al re avversario. Il re si muove, quindi cavallo E7, alfiere D8, cavallo F5. Abbiamo il re ancora più chiuso se possibile, alfiere B6, re F1. Ed ecco che il bianco ha completamente chiuso il re avversario in questa cella, non potrà più muoversi altrimenti. Inoltre va notato come tutti i pezzi del bianco siano su case chiare, quindi l'alfiere camposcuro del nero è praticamente inerme contro questa formazione. Quindi re H2, alfiere G4, chiudendo un'altra casa al re avversario, F3 e cavallo H4. A questo punto vedete il re nero è completamente chiuso. Bianco sta minacciando questo scacco e difatti quello che succede è che il bianco ha un matto in due mosse, per cui a questo punto Kramnik si è alla fine arreso, perché dopo la mossa come alfiere C7 seguirebbe cavallo per F3 scacco, unica re H1 e cavallo F2 scacco matto. Alternativamente se l'alfiere fosse rimasto su questa diagonale, sarebbe seguito sempre scacco d'alfiere di cavallo e dopo re in H1 il matto l'avrebbe dato il cavallo in G3.